Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di un caso che qualcuno di voi mi ha menzionato in un commento. Ho deciso di fare questo video perché principalmente sono convinta che questo caso in qualche modo ricordi la tragica fine di Eliza Lam, la ragazza trovata nella cisterna del Cecil Hotel. In questo caso ci troviamo a Chicago, in Illinois, ma il luogo dove si svolge la storia è anche in questo caso un hotel. Il Crown Plaza Hotel a Rosemont. La ragazza considerata la nuova Eliza Lam si chiama Kenneka Jenkins e cercando informazioni su di lei senza neanche scavare troppo ho trovato, guardate un po', dei video di sorveglianza del Crown Plaza Hotel. Anche per questo motivo ho approfondito la questione, questo caso era troppo simile a quello di Eliza. Ma andiamo con ordine e parliamo dei fatti. Kenneka è sparita dopo una festa fatta con dei suoi amici e dei conoscenti che si svolgeva proprio al Crown Plaza Hotel. Il suo corpo è stato ritrovato nel congelatore dell'hotel, senza vita, la notte di sabato 9 settembre 2017. Ma come ha fatto una ragazza a finire in una cella frigorifera? Come può una ragazza andare in giro per un hotel totalmente deserto da sola senza che nessuno le dica nulla? Torniamo un attimo indietro. Che cosa è successo realmente? Ripercorriamo la serata di Kenneka Jenkins. Torniamo ancora più indietro. Arriviamo alle 23:30 di venerdì 8 settembre 2017. Kenneka esce da casa sua nel West Side, dove vive con sua mamma, Teresa Martin, e sua sorella, Lenore Harris, per uscire a divertirsi con le sue amiche. Quindi Kenneka prende l'auto di sua madre e passa a prendere le sue amiche, Irene, Monifa e Sharaya. A quanto pare inizialmente le ragazze avevano dei piani diversi per la serata, ossia dovevano andare al cinema e poi farsi due partitelle a bowling. Ma per un motivo o per l'altro, Kenneka e le sue amiche sono finite ad una festa di compleanno organizzata in una camera d'albergo, al nono piano del Crown Plaza Hotel di Rosemont. Prima di arrivare alla festa però le ragazze si fermano e fanno qualche rifornimento furbetto. Prendono un po' di sostanzina particolare e leggera, una bottiglia di cognac e degli energy drink. È mezzanotte e un quarto e Kenneka fa il suo ingresso al Crown Plaza Hotel con le sue amiche, per poi dirigersi al nono piano, nella stanza 926, ossia la stanza dove si stava svolgendo questa benedetta festa di compleanno. Kenneka si diverte, sbevazza un po' ed è chiaro perché ci sono dei video sul web ancora disponibili, volendo, che mostrano Kenneka abbastanza ubriachella. Siamo alle 2:17 del mattino e quel video lo posta proprio su Snapchat. In questo video si vede Kenneka barcollare, anche se il video è di pochi secondi si può intuire che quella ragazza non sia particolarmente sobria. Arriviamo verso le 3 del mattino, la festa sta per giungere al termine e, secondo ciò che hanno detto coloro che partecipavano alla festa, sono usciti dalla stanza e sono andati tutti quanti verso gli ascensori. In corridoio. Ma Kenneka è tornata indietro nella stanza dicendo di aver scordato alcuni effetti personali, ossia il telefono e le chiavi della macchina. Kenneka quindi se ne va, ma non torna. Quindi qualcuno dopo all'incirca 10 minuti la va a cercare, ma di lei non vi è nessuna traccia. Su internet però sono circolate quelle che erano le clip dell'impianto di sicurezza dell'hotel. Infatti è possibile vedere Kenneka che barcolla in giro per l'hotel totalmente da sola. Però, nel frattempo, una delle amiche che era in macchina con Kenneka si preoccupa seriamente. Ormai sono le 3:30 e della ragazza non c'è traccia, non l'hanno ancora trovata. Quindi i ragazzi iniziano seriamente a cercare Kenneka, iniziano a girare per l'hotel, a urlare il suo nome. Percorrono i corridoi di corsa alla ricerca della ragazza scomparsa. Arrivano le 4 del mattino. Di Kenneka non vi è alcuna traccia. Così una delle amiche della ragazza decide di provare a chiamare a casa. Dalla madre, giusto per eliminare l'eventualità che la ragazza abbia mollato lì tutti i suoi effetti personali, compresa la sua macchina, e non sia tornata a casa chissà come. La madre di Kenneka però dice che la ragazza a casa non c'è. A questo punto le amiche di Kenneka tornano dalla madre, prendono la macchina dell'amica e la riportano al West Side dove abita sua madre. La madre ovviamente si dimostra sbigottita, chiede dove sia sua figlia, ma le amiche alle 5 oramai della mattina le dicono che hanno smesso di cercarla perché non c'è stato verso di trovarla, hanno girato tutto l'hotel più volte urlando il suo nome ma niente di Kenneka, non vi era neanche l'ombra.
A questo punto a prendere in mano la situazione è la madre di Kenneth, ossia Teresa Martin. Teresa a questo punto esce di casa e ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere il Crown Plaza Hotel. Sono le 5 e mezza del mattino e la donna si precipita nella hall dell'albergo chiedendo aiuto al personale di turno. Quindi la madre di Kenneth spiega la situazione e chiede di vedere i video di sorveglianza dell'hotel. A primo acchito riceve un no come risposta, in quanto la prassi vuole che l'accesso a simili sistemi di videosorveglianza necessiti di una formale richiesta alle autorità. E quindi cosa fa Teresa a questo punto? Chiama il dipartimento di polizia di Rosemont, rispiega la situazione e chiede ovviamente, se è possibile, ottenere una richiesta per poter visionare i video dell'hotel. Ma la polizia le risponde che a causa dell'elevato numero di false allarmi è necessario attendere ancora alcune ore. Ma ormai è sabato pomeriggio, è tipo l'una e un quarto. Insomma, Kenneth è sparita venerdì, durante la notte. La polizia fortunatamente visiona i video dell'hotel tra le 15 e le 16 dello stesso giorno, non trovando però niente. A questo punto Teresa, ossia la madre di Kenneth, è totalmente disperata. La figlia non c'è, è sparita da troppo tempo e quindi, in preda alla disperazione, torna all'hotel. Entra e inizia a bussare di porta in porta, chiedendo ai vari ospiti dell'hotel se avessero visto Kenneth o se avessero qualche informazione a riguardo. A questo punto la presa di posizione della donna fa fare un bel passo indietro al personale dell'hotel, che è costretto a chiamare la polizia a causa delle lamentele degli ospiti. La polizia arriva sul posto e finalmente decide di riguardare questi benedetti video di sorveglianza dell'hotel. Sono le 10 di sabato sera quando finalmente nei video dell'hotel si vede la figura per nulla stabile e barcollante di Kenneth, ripresa dalle videocamere di sorveglianza circa le 3:20 di notte. È sempre sabato, ma è circa l'una di notte. La polizia informa i familiari che hanno trovato Kenneth senza vita nella zona delle cucine dell'hotel. Più precisamente addirittura viene ritrovato in un'area di ristrutturazione, quindi lì proprio non ci passava nessuno. Il freezer era vuoto, ma era acceso, perché mai? Gary Mick, un portavoce della struttura, afferma che quella era un'area totalmente interdetta agli ospiti. E fino a qui non ci sono dubbi. Però il corpo di Kenneth viene ritrovato a faccia in giù. Il braccio sinistro è sotto il suo ventre e sul piede ha una piccolissima ferita. Quel piede, peraltro, non calza alcuna scarpa. La scarpa viene ritrovata comunque sempre nella cella frigorifera lì vicino. Ma soprattutto Kenneth è stata trovata leggermente svestita. I jeans erano leggermente abbassati e il reggiseno era sollevato. E questa cosa ha fatto letteralmente accendere milioni di ipotesi. Specialmente perché nei video di sorveglianza in cui si vede Kenneth barcollare, in alcuni momenti pare che qualcuno di nascosto le dica dove andare o comunque la indirizzi in un posto ben preciso. Ma in questo caso l'ipotesi che è stata data al ritrovamento di Kenneth è nuovamente l'undressing paradossale. L'abbiamo già conosciuto nel video del passo di Dietlov, se ve lo ricordate. Questo fenomeno, sebbene a quanto pare sembri solito nelle vittime di ipotermia, viene descritto come un fenomeno non supportato da alcuna tesi scientifica. In ogni caso, se non avete visto il video sul passo di Dietlov, vi spiego io in due parole che cos'è l'undressing paradossale. Questo fenomeno si verifica quando un individuo è esposto a basse temperature. In ipotermia tende a spogliarsi perché avverte un calore superficiale e irreale, aumentando così la perdita di calore corporeo ancora più velocemente. Però c'è una differenza sostanziale tra Kenneth e gli escursionisti del passo di Dietlov. Kenneth era sbronzina, aveva davvero tanto alcol nel sangue, che ha quindi agito da vasodilatatore. Quindi la falsa sensazione di calore qui in questo caso è più probabile che sia avvenuta. Il punto qui, ragazze e ragazze, è più o meno lo stesso ed è lo stesso punto di Eliza Lam. Nel caso di Eliza ci domandavamo come diavolo sia riuscita a finire nella cisterna del Cecil Hotel totalmente da sola, considerando che stava sul tetto ed era difficilmente accessibile. Allo stesso modo mi chiedo come Kenneth abbia potuto aprire quella cella frigorifera nello stato in cui era, ragazzi. Era davvero tanto sbronzina, ma tanto, eh. Oltretutto, il sistema di apertura di questa cella frigorifera è abbastanza complicato. Mi chiedo come sia possibile che una ragazza di 19 anni che barcolla e va contro i muri possa sganciare il fermo e tirare verso di sé una porta di acciaio anche abbastanza pesante. È vero, l'apertura all'interno è molto più semplificata, c'è semplicemente un pomello che basta spingere. Però ragazzi e ragazze, a me pare assurdo che Kenneth abbia vagato per l'hotel a caso, sia finita nelle cucine e si sia volutamente impegnata per aprire una cella frigorifera. Ma perché?
Chiariamo, ragazzi, ci sono dei video abbastanza evidenti. Si vede chiaramente che NK che viaggia incerta nei corridoi dell'hotel. Barcolla parecchio, scende e sale le scale senza alcun motivo logico apparente. Va addirittura contro le pareti. Poi la vediamo accedere alla cucina, sempre con un passo incerto. E procedere dietro un angolo che la videocamera non riesce a riprendere. Lì c'è la cella frigorifera. Ma mi chiedo di nuovo, come diavolo ha fatto ad aprirla da sola? Oltretutto, ragazzi, io ve lo dico, sono una persona normale. E il Crown Plaza Hotel di Rosemont è un cacchio di 5 stelle. Non so voi, ma quando io avevo 19 anni e venivo invitata a delle feste di compleanno, al limite venivano fatte in un garage, ok? Se la situazione si faceva un minimo importante, si andava a ballare, ma finiva lì la cosa. Qui invece abbiamo una festa di compleanno saltata fuori all'improvviso che ha fatto cambiare i piani alle ragazze. E posso capirlo. Avranno pensato, quell'hotel è a 5 stelle, in una camera c'è una festa della Madonna, andiamo! Ci sta, ma è possibile che in un hotel a 5 stelle possono salire in una camera 40 persone senza che il personale batta ciglio? A me pare alquanto bizzarro, ma oh, vabbè, sono americani, a quanto ne so, gli piace fare tutto in grande. Un'altra cosa della situazione a me ha puzzato e non poco. Una festa di 40 persone in una stanza, anche che sia una suite extra lusso, non fa un casino della malora? Però, quando la madre di Kennica, disperata, bussava di porta in porta per avere notizie della figlia, l'albergo ha ricevuto parecchie lamentele, tanto che ha dovuto chiamare la polizia. Quindi, fatemi capire, 40 persone che fanno un casino della malora per una festa? Sì, va bene, gli invitati, mosca, non dicono nulla. Non c'è casino. Ma se ricevono la visita di una madre disperata che chiede di sua figlia, si lamentano? Mi riesce un po' strano pensarlo, onestamente. Oltretutto c'è anche un rapporto medico-legale molto molto evidente. La 19enne è venuta a mancare per ipotermia. Infatti quel freezer raggiungeva i meno 13 gradi. Come vi ho sottolineato per tutto il video, Kennica era sbronzina e ovviamente gli esami tossicologici lo mettono in evidenza. Aveva davvero tanto, tanto alcol nel sangue. Però dagli esami tossicologici emerge una cosa strana. La ragazza è positiva al topiramato, un farmaco dato per epilessia e forti emicranie, con prescrizione medica. La madre di Kennica ha detto che alla figlia non è mai stato prescritto questo farmaco, ma nel sangue della ragazza ne è stato trovato un livello abbastanza altino. Perché? E quindi come mai Kennica aveva questo farmaco nel sangue? Beh, ragazzi e ragazze, da quello che sono riuscita a scoprire, questo farmaco ha degli effetti collaterali davvero davvero importanti, specialmente se mischiato con l'alcol. Vi faccio alcuni esempi? Stato confusionale, disorientamento, perdita di coscienza, capogiri, disturbi del linguaggio, movimenti del corpo rallentati o diminuiti, rigidità muscolare e perdita di coordinazione e ancora perdita di stabilità mentre si cammina. Inizialmente, ve lo dico, pure con le mie perplessità, pensavo seriamente che Kenneth avesse avuto un incidente. Però la storia del farmaco, che in teoria non avrebbe assunto, mi ha fatto nascere in testa un'ipotesi. La sera della festa qualcuno degli invitati aveva delle pasticche di Topamax, secondo me, in tasca. Topamax è il nome commerciale che hanno dato al topiramato. Ora, io non ho trovato informazioni su giovani che si sparano alcol e topiramato per andare fuori di melone. E meno male. Però la presenza di quel farmaco nel sangue della ragazza, peraltro estraneo alla famiglia, secondo il mio modesto parere, la dice lunga. Specialmente dopo aver visto i video di Kennica, ragazzi, barcollava davvero un sacco. Ed è possibile arrivare a barcollare a quei livelli, per carità. Ma mi risulta anche difficile che qualcuno arrivi ad aprire una cella frigorifera e ad infilarcisi dentro senza l'aiuto di nessuno. Aggiungo anche un'altra cosa. I ragazzi presenti alla festa hanno detto che Kennica per un momento si è assentata perché aveva detto di aver dimenticato chiavi e cellulare nella stanza in cui si era svolta la festa. Quindi tornate indietro. La mia domanda è, avete visto una ragazza barcollare come non so cosa e non l'avete accompagnata? Begli amici. Sta ragazza a stento stava in piedi, ma almeno una persona che l'ha accompagnata non c'è stata. È andata lei da sola barcollando di nuovo. Anche qui mi sembra che la situazione sia un po' tirata per i capelli. Ma oltretutto, una persona ridotta in quello stato a stento riesce a camminare dritta e ha la lucidità di ricordarsi il telefono e le chiavi della macchina? Anche questa cosa mi risulta un po' difficile, però magari ha avuto un flash, magari le si è illuminata qualcosa e quindi si è ricordata, per carità. Però queste piccole contraddizioni effettivamente ci sono state. E quindi l'inquirente ha iniziato a interrogare le persone presenti alla festa.
E sapete alla fine che cosa è saltato fuori? Che la festa di compleanno era proprio di Irene Roberts, un'amica di Kenneka. Quindi le ragazze volevano andare al cinema e poi al bowling, mica tanto. In ogni caso sono stati condotti ben 44 interrogatori. 36 di quegli interrogatori sono stati fatti a persone che erano presenti quella sera a quella festa di compleanno. Però, dopo tutto quello che vi ho raccontato, questo caso finisce col Dipartimento di Polizia che dichiara: il Dipartimento per la Sicurezza Pubblica di Rosemont ha chiuso l'indagine sulla morte di Kenneka Jenkins ed ha classificato il caso come morte accidentale. Non ci sono elementi che portino a diverse conclusioni. E quindi è così che si conclude la storia di Kenneka Jenkins. Ma voi cosa ne pensate? Conoscete per caso qualche altro particolare che a me è sfuggito? Fatemi sapere qui sotto in un commento se sapevate di questo caso, se vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo, ma soprattutto se conoscete qualcosa di più di questo caso. Devo dirvi la verità, a me ha subito preso tantissimo, proprio perché, come già vi ho detto, l'ho trovato molto molto similare al caso di Eliza Lamb. Detto questo ragazzi, spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.